Buongiorno a tutti, sono Andrea Armaroli, lavoro in Comet e mi occupo di tutto quello che è il mondo dell'elettroutensile, utensileria e accessori per il fissaggio. Oggi abbiamo il corso con il fornitore DeWalt e USAG. Un breve cenno al gruppo Comet che ricordo che è la prima azienda a totale capitale italiano che opera nel settore della distribuzione di materiale elettrico da oltre 50 anni. Abbiamo scelto di fare questi corsi perché crediamo che in un momento così difficile per tutto ci si debba organizzare e soprattutto per continuare a fornire quelle opportunità di formazione che riteniamo diventeranno indispensabili per voi nel prossimo futuro. Allora, molti di noi stanno lavorando da casa e quindi questo è un modo per sentirsi più che mai vicini. Lo consideriamo soprattutto un modo per aiutare i nostri clienti con strategia e strumenti inediti per garantire il benessere e la continuazione di questo settore. E, per questo cedo la parola a Marco Tentori, che è il direttore commerciale vendita Italia per DeWalt. Ciao Marco, benvenuto. Grazie mille. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti per essere collegati e oggi il mio gradito compito sarà quello di presentarvi il mondo di Volta. Volevo anche ringraziare Gruppo Comet che, come ha detto Andrea, cerca sempre di essere vicino a voi e noi chiaramente, avendo lo stesso DNA, vogliamo fare altrettanto. Iniziamo subito dicendo chi siamo. Noi siamo il gruppo Stanley Black & Decker e come potete vedere questi sono tutti i brand che rappresentiamo. Come vedete sono tutti brand prestigiosi e professionali. Vedete che oggi parleremo chiaramente di DeWalt. Chi vi parla, come ha detto Andrea, è un sales manager e quindi una persona che è molto vicino ai nostri venditori e chiaramente è molto vicino a voi. Ma iniziamo subito. Qual è la missione di DeWalt? La missione di DeWalt è quella di conoscervi, di soddisfare le vostre esigenze e sicuramente di superare quelle che sono le vostre aspettative. In sintesi, siamo sicuramente a fianco di chi lavora e cerchiamo sempre di dare il meglio degli utensili elettrici. Ma la seconda domanda che vi porrete è: quali sono i criteri per scegliere un elettroutensile? Beh, penso che la prima cosa è l'affidabilità, quindi che sia un marchio importante, la produttività, avere un utensile che sia in linea con le vostre aspettative, che svolga un lavoro rapido. La terza è l'efficacia, la qualità con cui l'elettroutensile svolge questo lavoro. La robustezza, è chiaro che qui parliamo di professionale, quindi occorrono sicuramente utensili che abbiano delle caratteristiche importanti. La durata è perché chiaramente la macchina non si deve usurare, ma anche un discorso di batteria. La batteria deve soddisfare quelli che sono i vostri tempi di lavoro. La sicurezza e chiaramente avete visto per ultimo ho messo il prezzo. Il prezzo chiaramente a nostro avviso non deve essere primario, ma deve essere una conseguenza di tutte quelle caratteristiche che vi ho appena elencato. Ma DeWalt non è solo questo, DeWalt ha un catalogo chiaramente che prende tutte le aree di competenza degli utilizzatori professionali. Qui vi ho messo, andiamo dall'edilizia e andiamo dai nuovi, dall'ultimo entrato, che è la sezione garden, dove chiaramente abbiamo abbinato la nostra tecnologia anche per il tempo libero o anche per andare a supportare quelle che sono le esigenze chiaramente dell'utilizzatore professionale. Ma un marchio professionale deve chiaramente dare molto all'utilizzatore professionale e quindi deve essere un marchio che deve avere delle promesse, deve dare delle promesse. E la prima promessa che noi diamo ai nostri utilizzatori è chiaramente che i nostri prodotti sono davvero garantiti e robusti. Pensate, nel nostro catalogo il prodotto che è stato ingegnerizzato e più
e prodotto il più vecchio a 2 anni di vita. Quindi all'interno del portfolio di Walt potete chiaramente trovare tutto quello che è la miglior tecnologia che il mercato dell'elettroutensile oggi può dare. Questo ci ha portato in 20 anni di attività a scalare e diventare nel mondo il marchio numero uno per l'utensile elettrico. Ma quali sono queste promesse? La prima è chiaramente i 3 anni di garanzia. Qui sapete che chiaramente registrandosi sul nostro sito i nostri prodotti hanno 3 anni di garanzia. Non ce l'hanno le garanzie, le batterie. Le batterie chiaramente hanno solo 1 anno di garanzia. Ma voi direte, beh, questo lo danno tutti i brand, certo, ma noi siamo andati oltre e chiaramente abbiamo lavorato anche per farvi lavorare meglio, per farvi lavorare sicuri. E all'interno dei nostri prodotti abbiamo instaurato Performance Protect. Scusate questi termini inglesi, ma Performance Protect vuol dire lavorare in sicurezza, avere degli utensili che mi permettono di lavorare in sicurezza. E cosa vuol dire questa sicurezza? Innanzitutto non avere vibrazioni. Voi sapete che le vibrazioni, chiaramente per le vene dell'individuo, sono un danno. E tutti gli utensili di Walt hanno l'antivibrazione. Chi di voi ha già comprato dei nostri prodotti saprà che il nostro tastellatore ha un sistema di antivibrazione attivo. Abbiamo cercato anche di proteggervi da quelle che sono le polveri, che chiaramente sono dannose per l'utilizzatore. E dall'altra parte abbiamo ingegnerizzato e prodotto utensili elettrici sotto controllo. Tutti i sistemi innovativi che servono per proteggere chiaramente l'operatività dell'utilizzatore professionale. Questo è l'esempio che vi dicevo prima, questo è il nostro tassellatore, potete vedere che sul manico ci sono questi sistemi chiaramente che vanno brevettati, che vanno a limitare quelli che sono il minimo rischio di contraccolpi pericolosi che potete avere. Ma dire cos'è Dewalt quando me lo chiedono è riduttivo dire che è un brand di utensili elettrici. Quando mi chiedono cos'è Dewalt, la mia risposta è sicuramente è un programma. Prima, durante e dopo è al vostro fianco. Noi produciamo utensili elettrici, tutto quello che vedete nel nostro portfolio è prodotto dalle nostre fabbriche. Produciamo anche sistemi di aspirazione. Siamo produttori di accessori importantissimi per svolgere un lavoro, direi, ottimale. Vendiamo anche ancoranti e ultimo e non ultimo, chiaramente ci siamo specializzati anche sulle valigette, sullo storage. Cioè è chiaro che per aiutare l'utilizzatore professionale abbiamo prodotto una gamma di valigette atte a semplificare quella che è la vostra attività. Ma non solo, abbiamo anche creato un sistema di assistenza importante perché faccio sempre un esempio, l'eccellenza italiana che è Ferrari. All'interno della Ferrari ci sono ricambi di usura e quindi è normale che ci sia una manutenzione. Ebbene, DeWalt attraverso Comet ha realizzato un sistema di prese consegna per la manutenzione dei nostri utensili direttamente dalle filiali Comet. Quindi qualora voi aveste bisogno di manutenzione di un prodotto di Walt, non dovete stare a perdere tempo a cercare riparatori autorizzati, ma nella filiale Comet sono già attrezzati per chiaramente poter usufruire di questo servizio. Ma non solo, vedete che abbiamo anche dei furgoni, quindi con Comet possiamo venire da voi e, come diciamo noi, mettervi in mano gli utensili, farveli provare, fare chiaramente verificare la bontà di quello che sto dicendo. E non solo, chiaramente facciamo anche formazione, quindi quello che stiamo facendo noi oggi
Chiaramente lo stiamo facendo via web, ma tramite Comet possiamo anche organizzare degli incontri dove andiamo a spiegarvi e a farvi provare quelle che sono i nostri nuovi prodotti. Ma quindi, la vera... Marco, ti interrompo un attimo, questo è importantissimo, cioè siamo in grado insieme di andare dall'utilizzatore finale che tratta altri marchi per spiegargli quali sono le potenzialità di Devolt. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel nostro furgone, come vedete, è attrezzato a quasi tutti i nostri utensili e chiaramente quando dico mettere in mano all'utilizzatore, non fermarci solamente alle parole, ma dimostrare in maniera diretta l'eccellenza dei nostri prodotti. Assolutamente sì. Ma come vi dicevo, la vera rivoluzione di DeWalt, che è stato tra l'altro il primo a portare le batterie in un utensile professionale, è chiaramente la batteria. Pensate, noi siamo gli unici nel settore dell'elettroutensile ad avere una piattaforma di utensili a 54 volt. Che cosa vuol dire, in parole povere, una piattaforma a 54 volt? Pensate, siamo riusciti con i nostri ingegneri ad arrivare a darvi le potenze di quelli che sono gli utensili a filo in un utensile a batteria. Questa piattaforma ha oltre 300 brevetti, pensate, ed è stata davvero una grossa rivoluzione nel mercato dell'elettroutensile. Perché vi dico questo? Perché chiaramente la piattaforma 54 volt, come vedete, posso anche inserire batterie da 18 volt. Quindi con gli utensili a 54 volt, per la prima volta posso usare due piattaforme di voltaggio, o a 18 volt o a 54 volt. Altro vantaggio della piattaforma a 54 volt qual è? Chiaramente la durata della batteria è una durata importante. Addirittura, come vedete in questa slide, siamo riusciti per primi a fare una troncatrice che può andare sia a batteria o sia a filo. Quindi per chi ha necessità di usare una troncatrice all'esterno, non deve più avere preoccupazioni di prolunghe o quant'altro, può tranquillamente usarla con le stesse performance di una troncatrice a filo. Però ci avevano detto, attenzione, portare sul furgone delle batterie a 54 volt ci vogliono autorizzazioni. E qua devo dire che i nostri ingegneri davvero si sono superati, perché con un piccolo accorgimento, come potete vedere, quando comprate una batteria a 54 volt trovate questo cappuccio rosso. Questo cappuccio rosso non è la protezione della batteria, ma come potete vedere nella slide, inserendo questo cappuccio vado a dividere le batterie e quindi è come se chiaramente io portassi sul mio furgone tre batterie da 18 volt. Questo ci risolve anche il problema per chi ha delle esigenze di trasporto anche per via aerea. Noi abbiamo la certificazione che questi utensili, queste batterie, possono tranquillamente essere portate in volo e quindi sopra un aereo. O, cosa importante, ribadisco, è il trasporto che potete fare all'interno dei vostri furgoncini. Ecco Marco, mi permetto, e volevo dire che comunque tutti gli utensili a 54 volte, quindi di solito il trapano, smeriglio, tassellatore, all'interno della valigetta hanno questi, chiamiamoli tra virgolette, copertini rossi già all'interno per il trasporto, quindi sono già proprio a corredo di ogni cosa. Ecco. Osservazione pertinente, assolutamente sì, assolutamente sì. Ribadisco, non è un cappuccio di protezione della batteria, ma come vi ho elencato prima, è un sistema, anche se veloce e semplice, per andare a suddividere praticamente la batteria in tre batterie da 18 volt. Ma quando vi dicevo che il cuore di DeWalt è la batteria, chiaramente qua potete vedere, noi abbiamo batterie che vanno praticamente dalla piccola avvitatura
fino alla massima foratura. Abbiamo un sistema delle piattaforme, chiaramente di batterie, che come vedete soddisfano tutte quelle che sono esigenze dell'utilizzatore professionale. Mi spiego meglio, se ho bisogno di leggerezza userò una batteria da 1,3, se ho bisogno di potenza userò chiaramente una batteria a 54 volt a 12 ampere. Come potete vedere nel disegno alla vostra sinistra, la cosa incredibile è che la stessa batteria va su più utensili. Ricordatevi questo concetto, perché questo concetto davvero è stata la rivoluzione che DeWalt ha portato nel mercato professionale. Molti ci stanno seguendo, ovvero sia la batteria diventa l'utensile, l'utensile diventa l'accessorio. Detta così sembra una cosa banale, ma io penso che tutti voi sappiate il costo delle batterie e la semplificazione di usare una batteria su più utensili. Ma avremo modo nell'arco di questa presentazione di estremizzare questo concetto più avanti. Come potete vedere, qui vi ho messo praticamente tutta la gamma delle nostre batterie. Come vedete, dai 12 volt, dalla piattaforma 12 volt alla piattaforma 18 volt, concludendo con la piattaforma 54 volt. Ed è chiaro che non ci siamo fermati qua, anche a livello di carica batterie abbiamo, come potete vedere, dato la possibilità di avere un carica batteria da furgone, che è il DCB 119, fino all'ultimo entrato, che come vedete è il DCB 104, che addirittura è una postazione di 4 carica batteria. Anche qua la differenza con tutti i carica batterie della concorrenza è che i 4 slot sono indipendenti, quindi non lavorano contemporaneamente, ma ogni slot carica la batteria che state inserendo. Questa è chiaramente un'altra delle rivoluzioni che DeWalt ha portato sul mercato. Ma la vera rivoluzione è quella, anche come vi dicevo prima, che chiaramente tutto questo, una batteria che sia 54, che sia 18, davvero riesce a far lavorare una molteplicità di utensili. Qui vi ho messo un numero che è incredibile. E questo dà la garanzia a voi di poter lavorare senza problemi. Quindi, una volta che io ho un pacco di batterie, chiaramente posso lavorare tranquillamente senza avere la possibilità di rimanere senza, come dico io volgarmente parlando, benzina. Quindi i nostri utensili sono sempre e comunque efficienti. Ma come vi dicevo prima, DeWalt non è solo un produttore di elettroutensili, ma DeWalt davvero è proprio vicino all'utilizzatore professionale. E anche qui abbiamo pensato oggi, oltre all'antivibrazione, di pensare anche a quelle che sono una gamma di aspirazione importante. Una gamma che va, come potete vedere, da un discorso di elettrico a un discorso di batteria. Oggi è molto importante, oggi vediamo che chiaramente l'utilizzatore professionale molte volte si trova nelle condizioni di non poter fare polvere. Anche qua faccio un esempio banale, ma per farvi rendere conto: se io vado in un ospedale non posso dire ai malati uscite perché devo fare un buco. E questa è l'opportunità davvero di lavorare in sicurezza e lavorare praticamente in pulizia. Ma non è solo questo, quindi la batteria con l'aspirazione, come vedete, questo programma va avanti. Ma la novità, una delle novità più importanti, la possiamo vedere qua. È chiaro che vi ho fatto un esempio di come batterie nostre a cellule a bassa impedenza, attivate con l'elettronica che è all'interno dell'utensile elettriche, con un motore brushless,
chiaramente porta tutto questo ad avere una maggiore efficienza dell'utensile elettrico, una maggiore autonomia e, come dicevo prima, una durata importante della batteria dell'utensile. Insomma, pensate, anche qui DeWalt è uno dei pochi brand dove ha il 95% dei propri prodotti con motore brushless. Chiaramente, essendo voi del mestiere, mi spiegate che cos'è il motore brushless, quindi nessuna manutenzione, quindi io acquisto l'utensile, rispetto al passato non devo più fare una manutenzione, quella più normale era il cambio di spazzole, massima affidabilità, ma questo ci ha permesso, pensate, di aumentare fino al 50% l'autonomia del nostro utensile. Ma tutto questo non basta, perché assieme ai motori brushless, un altro nemico dell'elettroutensile, un altro vostro nemico, era la polvere. Pensate, noi abbiamo all'interno di tutti i nostri utensili, come potete vedere, isolato e protetto tutti i circuiti elettronici e i contatti dalle polveri. Quindi diciamo che il nostro utensile è chiaramente un utensile dove la polvere non è più un nemico importante. Ma ancora, andando oltre, che cosa abbiamo fatto? Sentendo le vostre osservazioni, abbiamo creato, come vedete a sinistra, una gamma di trapani compatti, ovvero sia laddove non c'è lo spazio, laddove lo spazio è limitato per lavorare con il nostro elettroutensile, DeWalt ha creato una gamma di trapani a 12 volt e non so se notate, con una coppia di newton metro importante. Pensate che una coppia di un utensile a 18 volt, come potete vedere, ha 65 newton metro, la serie compact a 12 volt ha 57 newton metro. Che cosa abbiamo fatto in parole povere? Abbiamo portato molto più vicino la gamma 12 volt alla piattaforma 18 volt. Credetemi, lavorare con un utensile a 12 volt della serie compact dall'altra parte sembra lavorare con un utensile a 18 volt. E come vedete, l'ergonomia e come vedete gli utensili sono proprio molto compatti. Direi che anche qui abbiamo svolto un lavoro, direi, importante per i nostri utilizzatori. Ma come vi dicevo prima, la gamma 54 volt siamo riusciti a sviluppare un aspiratore a 54 volt, totalmente a batteria. La cosa bella, come vedete, che ha un formato delle nostre cassette, si può portare tranquillamente con il nostro carrello. E dall'altra parte vedete che ha una capacità importante, un serbatoio di 11 litri, un vano portabatterie per batteria da 54 volt. Ma anche qua non ci siamo fermati. E chiaramente, oltre che al doppio filtro, che chiaramente mi dà la possibilità di avere il nostro aspiratore sempre efficiente e con una pulizia automatica, abbiamo l'unico aspiratore di classe M, quindi classe M vuol dire che ha polveri fino a un micron, quindi tutte quelle polveri, come ho scritto, che sono nocive per il nostro organismo. Direi anche qua una cosa importante, ma quando vi dico che DeWalt è sempre attento alle vostre esigenze, che cosa abbiamo inserito? Abbiamo inserito un comando di accensione e spegnimento a distanza tramite, come potete vedere, un telecomando wireless. Che cosa vuol dire? Se io sono in cima a una scala, se io sono sopra un trabattello e sto lavorando col mio aspiratore, per andare a spegnerlo non devo scendere, non devo perdere tempo. Basta chiaramente che tramite questo telecomando io posso accendere o spegnere il mio aspiratore. Come potete vedere, il telecomando si può mettere o sul tubo del nostro aspiratore
o dall'altra parte portare come un orologio e quindi sempre a portata di mano. Con questa possibilità chiaramente ho la possibilità di andare a comandare anche a distanza quello che è il mio aspiratore. Ma adesso entriamo un po' nel vivo ed estremizziamo il concetto della batteria come utensile e dell'utensile come accessorio. Direi che qui per venirvi incontro e in collaborazione con Comet abbiamo per voi studiato una promozione davvero importante. La promozione consiste nell'andare non più a proporvi noi dei kit, ma a lasciare a voi la scelta di comporre il vostro kit con l'utensile che vi serve di più. E qui potete vedere chiaramente una pagina del volantino fatto con Comet, dove chiaramente abbiamo la possibilità di andare ad acquistare dei prodotti senza batteria. Cosa importante, e anche qui l'attenzione che abbiamo messo verso di voi, come potete vedere il 95% dei prodotti sono tutti con valigetta, T-Stack, e come potete vedere abbiamo l'opportunità di costruire il nostro kit con delle batterie da 1,5 o con delle batterie chiaramente da 5 ampere ora. Questo ecco, è stato Marco, con 2 ampere ora, scusate, ho detto un'inesattezza, con 2 ampere ora o con 5 ampere ora. Qui davvero la vera rivoluzione è che sarete voi a comporre il vostro kit, sarete voi a comporre per chi è in linea e ha delle squadre di elettricisti, sarete voi a comporre chiaramente il kit per ogni squadra. Ecco Marco, mi permetto di inserirmi un attimo, ecco, soprattutto un'altra cosa molto importante, che su questa promozione qua tutti i prezzi sono sotto ai 516 euro e praticamente per l'utilizzatore finale, anche se compra 4, 5 utensili, 3 utensili, 2 utensili, vale nella bolla o nella fattura vale la singola riga, quindi ogni singola riga è sotto i 516 euro, quindi detrazione fiscale del 130% nell'anno in corso. Scusa Marco. No, anzi è un intervento pertinente e devo dire che è stata una logica che ci ha segnalato il gruppo Comet. Quindi come vedete abbiamo proprio intrapreso anche un discorso di beneficio fiscale che potete avere. E qui vi ho fatto un elenco, chiaramente molti di voi conosceranno già questi prodotti, di quelli che possono essere i prodotti di maggior utilizzo per il vostro settore, per elettricisti. Quindi parliamo del DCH273PT2, che è il nostro tassellatore, come vedete perforatura, ancoranti meccanici e chimici, perfori passanti in calcestruzzo, per installazione canaline, insomma è l'utensile direi principe per un elettricista. Passiamo poi al Trapano 796, che qui devo dire è il trapano a batteria più venduto in Italia. Ha un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. E anche qui, voi sapete, il trapano è per ancoranti, perforatura di ancoranti nella muratura, perforatura di passanti nel metallo, eccetera. Passiamo poi a quello che è la smerigliatrice. Qui ci siamo basati sul taglio di canaline, scusate, sul taglio di barre affilettate, sul taglio di bulloni, sul taglio di tondini. Per poi passare chiaramente a quello che è l'avvitatore a impulsi, un altro utensile indispensabile per voi, per avvitatura ancoranti, avvitatura bulloni, montaggio pannelli solari, eccetera, eccetera. Chiaramente siamo passati anche all'altro avvitatore a impulsi, quindi con i due attacchi, per poi concludere con la novità che è la pistola termica, che è un prodotto che abbiamo appena lanciato nel mese di maggio. Qui lo sapete meglio di me, è un utensile per fissaggio guaini isolanti, piegatura tubi, eccetera eccetera. Come avete visto, questo è l'unico prodotto che non è in valigetta. Tutti gli altri prodotti che vi ho elencato sono tutti prodotti
chiaramente in valigetta. Ma se parliamo di valigette, è chiaro che con orgoglio vi presento il sistema T-Stack, quindi come potete vedere l'attenzione a voi è anche data a quello di portare sul lavoro tutta la minuteria, tutti gli utensili con un comodo carrello e chiaramente con una composizione di valigette in maniera diversa che mi permettono di inserire tutto ciò che necessita chiaramente per il lavoro che state svolgendo. Quindi con un piccolo carrellino, per chi fa manutenzione o meno, ho la possibilità di avere a portata di mano chiaramente tutti gli articoli che mi interessano per svolgere il mio lavoro. Ma non solo, abbiamo chiaramente pensato col sistema Tax System a quello che è un discorso di esterno. Qui abbiamo un carrello che può portare fino a 200 kg e chiaramente abbiamo una serie, chiamiamola così, di casse atte per l'esterno, ovvero sia sono tutte strutturate in polipropilene da 4 mm, quindi possono resistere a tutte le intemperie, posso lasciarle sul mio furgone, posso tranquillamente lasciarle in cantiere, dove tutto ciò che è all'interno, come potete vedere con guarnizioni in gomma, è protetto da pioggia o da intemperie. Sì, cosa molto importante. Scusa Marco, un grado di protezione che per l'elettricista è molto alto, un IP67, quindi è completamente impermeabile a qualsiasi, cioè, dentro gli utensili e gli elettroutensili sono completamente a riparo. Assolutamente sì, e abbiamo la possibilità, come vedete, di portare più cassette con i ganci laterali che abbiamo e le due impugnature, una laterale o una superiore. Il sistema non è solamente con il carrello, ma alla vostra sinistra abbiamo un sistema che potete inserire all'interno del vostro furgone, dove abbiamo la capacità chiaramente di poter inserire tutte le cassette senza che queste chiaramente quando state guidando sono protette. Il secondo sistema è un sistema da parete, anche qua molti non hanno dei magazzini ampi, quindi la possibilità di avere tutte queste cassette appese e chiaramente la terza figura è, come vi dicevo, è il nostro carrello, chiaramente, che ha la possibilità, come vedete, di diventare un carrello aprendo quelle che vedete come alette laterale, ha la possibilità invece di inserire, e vi ho messo nell'ultima figura, una versione chiaramente di avere tutto quello, non so, un piccolo compressore in basso e dall'altra parte inserire tutto quelle che sono gli utensili di manutenzione che vi abbiamo fatto. Io anche qua non voglio adesso tediarvi più, spero di avervi dato in questa breve presentazione una panoramica di quelle che DeWalt sta facendo nel mercato professionale e chiaramente tramite Andrea avete la persona che può chiaramente suggerirvi, consigliarvi per tutto quelle che sono chiaramente il portfolio della gamma di DeWalt. Direi che a questo punto passo la parola al mio collega Roberto che vi intratterrà con USAG. Marco, scusa Roberto, c'è una ricordo a tutti i nostri installatori che ci stanno ascoltando che possono fare le domande, basta in alto a destra cliccare sulla vignetta call. C'è già una domanda, vedo che mi chiedono che il telecomando, signor Daniele, il telecomando, quello per l'aspiratore, può essere montato su tutti i modelli degli aspiratori o è solo per quello indicato? È solo per quello indicato. È solo per quello indicato, perfetto, benissimo. Grazie Marco. Niente. Buongiorno a tutti anche da parte mia, sono Roberto Succi, sono un area manager di Stanley Black & Decker da più di 15 anni in USAG. Grazie a tutti voi per essere presenti e grazie anche a Comet per questa opportunità di conoscerci meglio. Noi parliamo di USA, quindi di utensili. Nasce nel 1926 a Gemonio, che è un paese in provincia di Varese, il primo marchio italiano di utensileria professionale. Ovviamente dal 1926 a oggi sono cambiate un po' di cose, ma siamo sempre lì, la fabbrica è sempre lì.
Fa parte del gruppo Stanley Black & Decker, come avete visto in questa presentazione, ma rappresenta il Made in Italy per eccellenza. E l'obiettivo, la promessa di USAG non è cambiata, è quella di essere il produttore di riferimento per i professionisti che cercano performance al top. Quindi perché scegliere USAG? Perché un installatore dovrebbe rivolgersi a USAG? Sicuramente l'attenzione principale è sulla qualità. Allora, la qualità, premessa, è sicuramente la parola più usata e più inflazionata oggi su qualsiasi prodotto commercializzato. Tuttavia, a tutela dell'utilizzatore, quindi di tutti voi, a prescindere da quanto uno racconta, ci sono delle normative. Io non vi annoierò sulle normative, ma vi posso dire che da sempre USAG, per garantire all'utilizzatore finale un livello di prodotto ricevuto di altissima performance, supera tutte le norme di almeno un 30%, più tutti i test interni che facciamo in condizione estrema. Vuol dire che un cricchetto che produciamo in Italia, il 237A, dove la norma prevederebbe che a 128 minuti, cioè a 12 kg, di fare 50.000 cicli, noi internamente lo testiamo a 300 newton, quindi al doppio del doppio della norma, e superiamo gli 80.000 cicli, come vedete nella slide. Superiamo vuol dire che il cricchetto potrebbe andare anche oltre, ma già a 80.000 cicli è il cricchetto sul mercato più performante che c'è. Possiamo dire che a fatti, cioè a prove, è il miglior cricchetto che c'è sul mercato. Così per molti altri prodotti, per dire il giravite nuovo, USAG, che si chiama 324, poi c'è anche la versione 091 isolato di cui poi parleremo, è un prodotto, in questo caso viene prodotto in Francia, dove c'è sicuramente un acciaio e un trattamento termico che ti garantisce la massima resistenza. Una cosa importantissima è il processo delle nuove punte, perché oggi, essendoci tantissima viteria asiatici, ci vuole un accoppiamento ancora più performante e perfetto sull'impronta, perché a volte spesso non è giravite ma è proprio la vite, e un'impugnatura che resiste agli oli, ai grassi, agli idrocarburi, cioè agli ambienti molto, molto sporchi, per durare nel tempo. E questo qui, nei fatti, cosa succede? Praticamente con una serie di 8 giraviti, per dire, che trovate lì in basso a destra, quindi a meno di 3,5 euro giravite a fare il conto, possiamo sicuramente affermare che facendo un test a fatica, cioè a portare la rottura dell'utensile, noi superiamo i 9.900 cicli sull'impronta taglio, quella che vedete rossa. Vuol dire che supera del 200% il miglior giravite di concorrenza presente sul mercato, così come l'impronta a croci, piuttosto che il Torx, piuttosto che il Posidrive. Questa, diciamo, è la garanzia che possiamo dare all'utilizzatore che, se acquista un prodotto USAG, comunque ha una performance superiore. Sulla parte elettrica, ovviamente, non c'è solo una questione di test meccanici, cioè di durata, ma anche una questione di isolamento. E ovviamente, per una questione di certificazioni, i nostri prodotti sono testati uno a uno, e la cosa, vedete, che deve fare diversi sacrifici un utensile prima di arrivare sul mercato. La cosa più importante è la tensione, ovviamente parliamo di bassa tensione perché parliamo di 1000 volt, però noi li proviamo a 10.000 nei test, quindi abbiamo una sicurezza per l'elettricista di 1 a 10. Poi ci sono altre verifiche sulla durata, sull'aderenza delle parti isolanti, delle temperature, delle resistenze agli urti, però la cosa più importante è che non solo rispetto a tutte le norme, ma anche delle certificazioni aggiuntive che usa GA rispetto ad altri concorrenti, tipo la certificazione IMQ, cioè un ente esterno che garantisce all'utilizzatore finale un'ulteriore performance. Quindi, insieme a Comet, da Comet possiamo trovare il giravite tradizionale, che vedete sulla sinistra, per esempio una serie da 5 pezzi, dove abbiamo superato tutti i test a livelli meccanici sia di isolamento, e poi ho l'occasione per parlarvi del giravite che chiamiamo Slim, dove il vantaggio che possiamo dare all'utilizzatore finale è che c'è un sistema proprio in produzione di termorestringimento della guaina. Cioè, senza cambiare la dimensione dell'anima del giravito, quindi senza indebolire la parte meccanica, c'è proprio un sistema in produzione che ti permette di restringere la guaina e farlo diventare sottile come un giravito, diciamo, tradizionale, non isolato, ma garantendo l'isolamento dei 1000 volt.
Quindi la stessa serie per 5, 1 euro in più a giravite, possiamo avere questo giravite che ti permette di entrare anche in posti dove normalmente la guaina potrebbe essere un impedimento. È stata l'occasione per poter ripresentare totalmente tutta la gamma di pinze, quindi abbiamo più di 150 codici isolati a catalogo, dove anche qui la pinza è stata appena rifatta, anche questo è un prodotto europeo, dove è stata ridisegnata la testa, quindi abbiamo teste più piccole per tutte le pinze, le turchesi, pinze becchi lunghi, dove però ridisegnando la pinza, cambiando il punto del fulcro, siamo riusciti a mettere un tagliente che riesce a tagliare per esempio il filo armonico da anche quindi da 2 mm riducendo lo sforzo del 30% grazie appunto al design della pinza e anche al componente dei manici che sono molto confortevoli, nel senso che non senti quando stringi la pinza il male, la forma della pinza dentro sulle mani. Un altro capitolo nella sfida importante è trovare la forbice perfetta. Allora, noi qui abbiamo dei paletti, dei requisiti che diamo, che per noi sono fondamentali. Allora, innanzitutto la resistenza su quello che riguarda le lame e la struttura dei manici, poi ne parliamo dopo. La precisione, che deve essere su tutta la lama, e una fluidità di movimento e l'ergonomia, cioè e la possibilità di inserire negli anelli dei manici anche due dita o comunque una forbice adatta per qualsiasi tipo di mano, anche per quelle molto grandi. Da questi requisiti è nata la 207E, che è una forbice, possiamo dire, oggi protagonista sul mercato, perché, come vi dicevo prima, le lame devono essere al top se ci rivolgiamo a un produttore tipo USAG. Quindi le lame sono in acciaio inox e difficilmente, cioè non ci sono rotture a livello di lame. Le forbici purtroppo in generale negli utensili lì si rompono a livello di manici. Quindi abbiamo pensato di fare una forbice interamente in acciaio. Questa è stata la prima ed è la forbice più performante interamente in acciaio presente sul mercato, che ti permette di resistere a una flessione delle mani, del morso, fino a 180 kg. E le lame sono microdentate con un sistema antiscivolo, quindi tagliano perfettamente sia sulla punta che sull'intero profilo della lama. C'è un tagliacavi, come vedete, nella lama, una gola che ti permette di tagliare cavi multipolari dei spessori di 50 mm, dove c'è, diciamo, il meccanismo della forbice, dove vedete la scritta USAG, c'è la possibilità in tutte queste forbici di entrare e aprire quel tappino per poter registrare il morso della lama, perché se nel tempo la fluidità cambia, potete benissimo aprire quel tappino e poterla riregistrare. Poi proseguendo, sempre all'interno del manico, trovate sia spellafile che stringi capicorda. Tutte le forbici vengono fornite con un astuccio di sicurezza. Questa è l'occasione per presentare oggi in anteprima insieme a Comet la nuova forbice, che è la 207D, che ha le caratteristiche che dicevamo prima sulle lame, quindi perfezione su quello che riguarda il taglio, possibilità di registrarle, e a un costo più contenuto una resistenza veramente impressionante per quello che riguarda i manici e una fluidità di taglio che vi invito a provare, perché anche qui le asole maggiorate permettono di entrare con le due dita e di poter gestire la forbice anche sul palmo della mano o in qualsiasi posizione voi preferite. Come Roberto, possiamo scusa, dire? Dimmi. Scusa Roberto, se mi permetto. Volevo solamente dire che la forbice, la 207E, quella di prima, quella al top, è già presente in tutti i nostri magazzini. Mentre la 207 sta arrivando e direi che siamo, come consegna, siamo a fine mese, massimo i primi di maggio. Sì, esattamente. La 207E la trovate già in tutti i punti vendita Comet e la 207D è proprio anche questa l'occasione insieme a Comet in anteprima di presentarla sul mercato, esatto. E parlavamo della resistenza 80 kg. Come vi dicevo prima, ci piace rompere gli utensili e quindi mettiamo come possiamo dimostrare gli 80 kg? La prova è fatta così. La forbice viene messa in condizione di
voler tagliare un tondino in acciaio, che ovviamente è impossibile, e sopra si trova un dinamometro che spinge e ci fa vedere immediatamente la pressione. Tutte le forbici hanno superato gli 80 kg e quindi prima di arrivare ovviamente a una rottura in questo caso. Quindi provate a immaginare che nella vostra mano ci sia la potenza di stringere 80 kg, che sono veramente tanti, diciamo quasi da supereroe, ecco. Un'altra novità che presentiamo con Comet oggi è questo prodotto qui, che è un estrattore per viti esagonali, cioè la vite che vedete al centro dello schermo, esagonale, quindi dove usiamo una chiave maschio, la brugola per svitare, spesso è soggetta a rovinarsi. Questo qui è un inserto, anche se in realtà è un estrattore, dove noi diamo già il porta inserti da un quarto compatibili con tutti gli utensili, che non solo avvita, ma nel caso in cui la vite sia completamente rovinata, quindi fino al 98% l'esagono sia rovinato, quindi potrebbe essere quasi un tondo, dove normalmente tutti gli utensili, anche i nostri, non prendono più, questo profilo riesce a prendere ancora, ed è un prodotto esclusivo nostro sul mercato. Ve lo facciamo vedere perché è la prima volta che capita questa cosa, che magari bisogna smontare un pannello e c'è la vite completamente rovinata e magari perdiamo quella mezz'ora con un prigioniero o con un trapano a cercare di forare la vite. Qui in un secondo mettiamo l'inserto e riusciamo a svitare viti decisamente rovinate. Anche qua avete visto? Scusa? Dimmi. Anche questo qui sarà presente nei nostri magazzini, direi da fine mese, questo da fine aprile, dai primi di maggio sicuramente. Grazie. Esatto. Come vedete, USAG e DEWALT siamo insieme, siamo la stessa azienda e quindi vi proponiamo soluzioni per il professionista. Ed è l'occasione per far vedere la prima valigia che unisce il top degli utensili manuali con il top degli elettroutensili. Questo qui per una facilità di trasporto e, come vedete dai pannelli, anche soprattutto visto che parliamo di utensili che durano, per fortuna di noi produttori gli utensili non si rompono, ma per fortuna si perdono o spariscono. Questi sono tutti i sistemi che vi possono aiutare anche la sera o quando bisogna rimettere a posto la valigia, visto che tutti i pannelli presentano la sagoma o comunque nella parte elettroutensile sono in bicolore, quindi se manca un utensile qui lo vedete immediatamente. Troviamo tutto quello che riguarda il taglio, con le chiavi maschio, le chiavi combinate fino alla 19 più la chiave rullino per le misure più grandi, tutto quello che è giravite, il taglio e il giravite più il trapano avvitatore di Walt con le batterie da 2 ampere da 12 volt, anche se qui è destinato 18,8, ma è un trapano che presenta un voltaggio di 12 volt come da norma. E qui diciamo abbiamo tutte le soluzioni snelle per quello che riguarda l'avvitamento e l'attività quotidiana. Ecco, se invece ci spostiamo su un'area di cantiera dove c'è una necessità di potenza o di movimento in terreni disconnessi, possiamo vedere anche una soluzione col trolley T-Stack, come prima aveva presentato Marco Tentori, dove viene abbinato il trapano da 18 volt con batterie da 2 batterie da 5 ampere, con anche nella parte centrale il cassetto dove troviamo gli utensili più usati per il settore elettrico. Sono tutti prodotti che presso i magazzini Comet potete visionare e chiedere. Il programma per quello che riguarda lo storage, cioè i contenitori, è completo, quindi ci possono essere anche carrelli con tutti i moduli che ti aiutano a avere un ordine e un controllo degli utensili, piuttosto che valigie in tessuto, piuttosto che bauli, eccetera. Una cosa importante che ho proprio piacere di presentare con Comet, essendo un'azienda molto attenta in queste cose, è Matrix, che è il nostro sistema modulare per l'allestimento dei furgoni. Cioè è una soluzione completa, adatta praticamente per tutto il parco circolante di furgoni e mezzi di movimento, per quello che riguarda l'arredamento dei furgoni. È, ci teniamo a spiegare un po', l'unico sistema qui segnato fai da te sul mercato. E per questo è economicamente conveniente e versatile. Cosa vuol dire?
Se uno ha la necessità di arredare un furgone con una semplice copia del libretto e ovviamente dicendo il modello del suo veicolo, può recarsi presso Comet. E Comet, in tempi tecnici veramente velocissimi, è in grado di generare un preventivo su misura per il vostro furgone e anche il disegno tecnico, in modo che possiate vedere anche il tipo di allestimento. E fra l'altro iniziamo insieme ad avere un'esperienza importante, che ci sono già anche dei moduli già preformati per suggerirvi anche il modulo ideale per il vostro tipo di necessità. Ecco Parliamo Roberto, di un allestimento. scusami, volevo sì, in riferimento a questo, basta presentarsi in qualsiasi ufficio o tramite me o qualsiasi nostro collega commerciale col libretto del furgone. Quindi in tempo di massimo una giornata, 2 giornate, abbiamo la risposta da USAG con il preventivo completo, con tutte le foto di tutti gli accessori che vanno a comporre il sistema Matrix. E soprattutto il disegno di come viene del lavoro finale. Ecco. Scusa Roberto. Certo, il libretto è importante perché sopra sono segnate tutte le misure, soprattutto in altezza, per fare in modo che noi riusciamo a farvi un preventivo e un disegno tecnico che sia congruo al vostro mezzo, semplicemente quello, sono segnate tutte le misure. E la cosa bella, il vero vantaggio di questo sistema è che è facile da comporre. Perché è un sistema modulare, quindi partendo dal passaruota, come vedete, a blocchi, tipo la cucina viene assemblato. È facile da progettare perché c'è un configuratore, quello che ha appena detto anche Andrea. Riusciamo insieme a gestire l'allestimento più adatto alle vostre esigenze e soprattutto è facile da montare. Nel senso che veramente in pochissimo tempo, con quella barra che vedete, è adatto a tutti i furgoni. E si monta con una facilità molto impressionante. È una cosa che sottolineiamo perché più che risparmiare sul costo dell'allestimento, che nel nostro caso è in lamiera, quindi garantisce della robustezza e della resistenza, perché facciamo un esempio pratico: se uno deve fare un giro per l'Appennino e magari è in ritardo e deve correre un pochino. Dopo 7-8 curve, alla fine è tornato a casa, va a aprire il furgone, magari ha risparmiato un po' nell'allestimento, però le guide, le cerniere, si ritrova magari in una situazione di difficoltà. Questo è un prodotto che parte comunque, diciamo, con una certa robustezza e una certa garanzia di cui abbiamo parlato fino adesso, però risparmiando il costo dell'allestimento, quindi di chi fa proprio veicoli industriali, che comunque ha dei costi importanti perché è facilissimo da montare, potete benissimo riuscire ad avere l'allestimento giusto per il vostro furgone con un'attenzione al prezzo veramente importante. Comunque sul sito o comunque tramite anche presso i punti vendita, ma anche sul sito troviamo il catalogo dove spiega tutti questi prodotti che abbiamo visto, e in particolare, come abbiamo visto sull'ultimo prodotto Matrix, ma anche le forbici, gli estrattori per le viti, sono tutti prodotti che sono presenti nel sito e hanno dei video dedicati che vi aiutano ad approfondire eventuali prodotti che vi abbiamo presentato oggi. E colgo l'occasione anche per ringraziarvi per la pazienza e per l'attenzione che avete avuto. Se avete domande, siamo qua. Sì, allora Ecco, ragazzi, ci sono. scusa Andrea, no, volevo, mi hanno evidenziato che ho detto un'inesattezza, quindi nella foga. Quindi gli utensili a 18 volt accettano batteria 54, gli utensili da 54 chiaramente non funzionano con batterie da 18. Scusa, ma mi hanno evidenziato che ho detto l'inverso. Ok, grazie Marco, grazie. Infatti era una di quelle domande che. Ora, altre domande, soprattutto. Allora, partiamo con USAG. Allora, ci chiedono Roberto la disponibilità della 207D, che sicuramente un po' gli abbiamo già risposto. Sì, è veramente nata adesso e l'abbiamo proprio presente adesso nei nostri magazzini. Siamo, come diceva Andrea, a tempi tecnici di evasione, visto anche il momento. Portate pazienza, il prodotto sarà Ok, disponibile presso i punti Comet.
Ok, invece ecco ancora per Roberto, per quanto riguarda il Matrix, sì, ci chiedono se ci sono già delle soluzioni, se c'è qualche soluzione già pronta. Direi che hai risposto anche prima. Sì, ci sono delle soluzioni pronte e sottolineo l'attenzione di Comet che per esempio nel Meet precedente e comunque insieme abbiamo già trovato delle soluzioni di partenza che stanno sotto al discorso dei 516 per rientrare sempre nel discorso dell'ammortamento fiscale. Quindi ci sono sì dei kit già suggeriti per merceologia, cioè nel senso quello adatto all'elettricista piuttosto che quello adatto all'idraulico, e insieme a Comet siamo a disposizione per aiutarvi, più dei prodotti che proprio ha scelto Comet, perché su questa famiglia qui è veramente un gruppo che si sta concentrando in maniera veramente efficace. Ok, vado avanti, parliamo di DeWalt, quindi Marco, Sì. e ci chiedono per le riparazioni. Ok, quindi il tempo Allora, e quando. Sì, scusa Marco, vai avanti. noi diamo un massimo di 3 giorni, quindi chiaramente dalla consegna che Comet farà 3 giorni, quindi tempi diciamo nell'arco della settimana riusciamo a riparare o manutentare l'utensile. Ok, quindi io poi ripeto come hai detto te di portare l'utensile nel magazzino più vicino, nel magazzino nella filiale più vicina a Comet, e noi tramite un servizio che abbiamo in collaborazione con DeWalt proprio passa un corriere a ritirare e a riportarci Esatto. l'elettroutensile aggiustato. Esatto. Ok? Ok, poi ci chiedono per la serie Compact, Marco. Sì. Quindi sono sia il 12 volt che il 18 volt, sì, sono indicati per il mondo elettrico, direi che ci siamo già risposti. Assolutamente sì, Sì. assolutamente sì. Sia per la potenza, ma anche è vero, sono più piccoli mi chiedono quali misure, cioè nel senso che comunque come sono fatte le dimensioni, scusa, le dimensioni degli utensili. Sì, Allora, sono più. io adesso Sì. Semmai questo aspetta che glielo. vedo se ho. Questo glielo diamo poi, adesso se mi mandi un po' qualcosa, però direi che comunque anche sul listino riesco a rispondergli anch'io perché comunque ci sono tutte le dimensioni delle due Assolutamente macchine. sì, il 18 volt è 160, la serie Compact è 152 mm. Quindi Perfetto, ingombro, parlo di ingombro, eh. perfetto. L'ingombro, sì, infatti insomma, il cliente già ci chiede proprio le misure, quindi presumo che sia proprio l'ingombro. Sì, Poi. diciamo che è stata una serie che per l'elettricista, diciamo, è molto apprezzata proprio per la compattezza che ha. Perfetto. Ok, poi mi chiedono sulle punte, sì, accessori e punte, sì, cioè nel senso che se DeWalt ha sia i due taglienti che i quattro taglienti, ma se vuoi Assolutamente sì. sì, confermo entrambi. Poi la. Scusa Andrea, vorrei, Dimmi. visto che, attenzione, DeWalt è un produttore di Ah, accessori, ok. quindi questo è molto importante. Noi abbiamo una fabbrica in Germania che si chiama BBV, che chiaramente sviluppa tutto quello che è il nostro programma di accessori. Direi che è molto importante perché non siamo terzisti, cioè non compriamo accessori da altri. Quindi Bene, ma. nell'ottica di dare sempre l'eccellenza, come per gli utensili, anche per gli accessori, tutto è prodotto e sviluppato all'interno delle nostre fabbriche. Ok, grazie Marco. Poi sì, aggiungo io che in tutte le filiali Comet sono presenti accessori in grande quantità, proprio anche la varietà, tutte le punte, due taglienti, quattro taglienti, tutti i vari inserti, le cassettine, le punte da ferro, da metallo, da muro, insomma, abbiamo gran parte della gamma DeWalt. Ok, poi mi chiedono qua se, sì, ecco, se è possibile, poi insomma sì, una volta insomma, finito un po' questo momento, un po' così, andare direttamente dal cliente, perché vedo che questo cliente qua ha ILTI e quindi di fare un paragone, direi Marco che si può, mi prendo Allora, tu io. assolutamente sì, in collaborazione con Comet fisseremo un giorno
Chiaramente, assolutamente sì, si può andare con il furgone, certo. Perché poi all'interno del furgone, vero Marco, è presente il ragazzo, il tecnico, che comunque fa vedere, spiega tutti i funzionamenti Certo, delle macchine. certo. Assolutamente sì, questa è una giusta osservazione. È chiaro che il nostro tecnico poi, a seconda della necessità che l'utilizzatore professionale ha, andrà a suggerirgli quelle che sono le macchine più performanti. Ok, vedo se c'è delle altre cose. Allora Marco, l'abbiamo risposto. L'abbiamo risposto, la serie compatta anche. Ok, sì, ecco, disponibilità di macchine. Questa è un po' una domanda che riguarda un po' entrambi, Marco. E diciamo che la di quelle sicuramente elencate nelle slide l'abbiamo tutta disponibile a magazzino. Il resto, Marco, voi bene o male avete sempre tutto disponibile, i tempi di consegna sono abbastanza veloci. Assolutamente sì, come diceva il mio collega Roberto, attenzione al momento che abbiamo oggi, però Certo, certo. di norma sono tempi veloci. Ok, di solito Marco come tempi do sempre quei 5-7 giorni, insomma, il classico. Esatto, Ecco, esatto. parlo di una situazione normale, ecco. Assolutamente. Bene, bene. Altre domande? Direi che abbiamo risposto a tutto. Allora, serie questa, accessori punti l'abbiamo chiesto. Ecco, mi chiedo l'ultima domanda. Sì, Marco, vero, l'aspiratore, quello grosso da 50, da 54 volte, la classe era la classe M come polvere. Esatto. Ok, perfetto. Perfetto, direi che ci siamo. Io le ho esaurite tutte le domande e quindi io ragazzi, sia Marco che a Roberto, desidero proprio ringraziarvi per la vostra disponibilità, con la speranza insomma che questo corso sia stato di aiuto. Vi chiedo, ma direi che l'abbiamo già fatto, di mandarmi tutto questo tramite posta, tramite PDF o insomma qualsiasi PowerPoint, così in modo da anch'io e da pubblicare tutto quello che ci siamo detti, così i clienti possono essere aggiornati in tempo reale. Niente, io vi ringrazio e con la speranza proprio di vedersi veramente presto. Grazie a voi, Anche grazie a per noi, tutti. grazie a voi, un abbraccio a Grazie. tutti. Bene, ora con questo abbiamo finito il programma di Volt e USAC. Vi ricordo un attimo gli appuntamenti della prossima settimana, importantissimi. Martedì 14 aprile alle 10:30 abbiamo l'installazione e programmazione di operatori per cancelli in collaborazione col Marco BFT. Mercoledì 15 aprile alle 15:30 abbiamo il corso telecamere termiche per misurazione della temperatura corporea. Quindi questo è interessantissimo soprattutto per il momento in cui stiamo vivendo e abbiamo in collaborazione con ICVision. Bene, io ho concluso e vi ringrazio. E per qualsiasi domanda, ricordo, sono Andrea Armaroli, referente per quanto riguarda il gruppo Comet di utensileria, elettroutensili, accessori. E grazie a tutti, buon lavoro e buon fine settimana. E buona Pasqua. Oh, ok, grazie Marco, anche a te Roberto. Ciao ancora, grazie. Grazie. Ciao, grazie.